La Pasqua degli universitari è una tradizione che a memoria, almeno personalmente, da quanto ricordo, all'epoca in cui ero iscritto all'università, risale già al nostro arcivescovo Cardinale Biffi. È un'occasione che durante l'anno si offre agli studenti, ma non solo, anche al personale docente, al personale amministrativo, a quanti operano e lavorano all'interno dell'università, di ritrovarsi insieme attorno all'Eucarestia in preparazione alla Pasqua. Naturalmente viene fatta nel tempo quaresimale, quindi in attesa della Pasqua, ma vuole essere già un'occasione di festa. Piccoli segnali di novità in questa occasione: abbiamo traslocato dalla cattedrale a San Bartolomeo, un ambiente un po' più raccolto per le presenze universitarie, e anche un'occasione per iniziare un cammino con un coro che è formato da diverse provenienze, da diverse personalità, sia tanto di movimenti quanto singoli universitari. Fratelli e sorelle, io vorrei che oggi tutti noi sentissimo che il Signore Gesù ci aiuta, che non ci lascia mai soli, che non ci lascia soli nelle nostre difficoltà, nella nostra incertezza, nei nostri dubbi, a volte anche un po' nella nostra miseria, che ci aiuta a ognuno di noi a non lasciare solo nessuno, ad avere insomma degli occhi attenti, per cui quei tanti che a cui sembrerebbe dire ma tanto non si può far niente e che vengono lasciati soli, che sono lasciati soli, in realtà possono trovare la vicinanza nostra, della nostra attenzione, della nostra speranza.